ho preferito la vostra villeggiatura, che ora si parte? Non si sa ancora. Carrozza da quattro posti. Un calesso per me e per mia sorella. Ed un cavallo per il mio cameriere. Ed io come vengo? Come volete. Verrà con me. Voi andrete col signor Filippo e con la signora Giacinta. Siete poi risolta di voler partire? Se non siete sicuri andrò con qualche d'un altro. Tutti vanno in campagna e non voglio che dicano che io vengo a fare la guardia a Livorno. Io voglio partire a 21. A 21 sarò qui. E lo straccio d'abito non sa dove stare. Des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes de toutes les qualités, en laine, en soie, en fibre de coton. Caro mio Ferdinando, cara la mia Sabina, perché non vi accostate? Me lo comanda, eh? Sì, posso comandare, ve lo comando. Io ti ci obbedire, obbedisco. Accostatemi bene. Sì, signora. Accostatemi un altro poco. Oh, questo è rubato. Riconcello, ieri sera avete mangiato un poco troppo. Basta, questa mattina a tavola starete appresso di me, mi voglio governare io, mangerete quel che vi darò io. Può essere che da qui ad ora del pranzo io stia bene. No, gioia mia, voglio che vi regoliate. Si divertono alle mie spalle. Mi ha parlato pur bene il signor Fulgenzio. Basta! Se marito la mia figliola, voglio appigionare la casa, la possessione, non voglio altra villeggiatura. Ma se non villeggio, ci patisco, senza compagnia, sono morto! Avec des moutons, des cochons, des oignons, des lampions, des voisins, des machins, des raisins, des pépins. Qui poeta aveva preparata una lunga disperazione, un combattimento d'affetti, un misto d'eroismo e di tenerezza. Ho creduto bene di ometterla per non accadermi di più. Figuratevi qual essa vuote, una donna che sente gli stimoli dell'onore ed è afflitta dalla più crudale passione. Immaginatevi sentirla rimproverare se stessa per non aver custodito il cuore come doveva. Indi a scusarsi con l'accidente, con l'occasione e con la sua diletta villeggiatura. Des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures, des poulets, des pommiers, des vergers, mais je vends des robes. Non mi lasci in pace un momento! Perché mi fuggite? Io vado per la mia strada. Ed io sono sì itinerario da seguitarvi. Un'altra mi avrebbe discacciato, ma voi siete così gentili che mi soffrite. Sapete la ragione che mi fa partito e la compagnia. Se io credessi che potessi giudicarvi, vorrei questo momento partire. Il bel tempo ci lascia vedere una bella villeggiatura. Ciò non ha nulla a che fare con quello che diceva. Cosa dite la cena di ieri sera? Tutto è per me indifferente, fuorché l'onore della vostra grazia. Non so se il pranzo corrisponderà al buon gusto che abbiamo avuto ieri sera. Mi date permissione che io vi dica una cosa. Mi pare che abbiate parlato finora quanto avete voluto. Ben ciò che le mie parole m'annoiano. Vi leverò l'incombo. Femme jolie, petite et blonde, ou grande et distinguée, ou rousse et mal élevée. Cerco! Signore, va subito dal signor Filippo e dalla signora Giacinta, di loro che mi sono liberato e che mi darò l'onore di essere della loro partita. Soggiungi che avrei una compagnia da dare a mia sorella in calesso e che se permettono andrò io nella carrozza con loro. Fai presto e portami la risposta! Sarà obbedita! Dì al cameriere che venga subito! Paolino! Ecco me, si comandi. Fate ordinare i cavalli che ha detto loro, sono da partire! Ma io ne so uno. Tornate a ripigliare la roba. Impossibile. Adesso è possibile, adesso è fatto. E voglio il caffè, la cera, lo zucchero e la cioccolata. Ho risolto per cane. Tornate a ripigliarla! Non mi vorranno dare niente. Non mi fate andare in collera! Ma signore! Spingiatemi! Faccio dal bene che vuole, che io non ho abilità per partire! No, 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 non mi abbandonate! No, vi farò una confidenza d'amico. Si tratta che il signor Filippo vi dia sposa la sua figliola con 12.000 scudi di dote! Caro signor padrone, sarà servita! Où gros c'est décoiffé de toutes espèces qui me vont tourner en bourrique. Ouais, je vends des robes, je fais des con... Il santo non ha terminato il mio mariage. Lo potrà mandare in campagna. Voglio che me lo provi, lo voglio vedere finito. Siamo in concerto ad andare col signor Filippo e con la signora Giacinta. Si è detto di partire oggi. La signora Giacinta è di buon gusto e non voglio scomparire in faccia di lei. Ah, quindi ne avete in abbondanza. Potete comparire al party, chi che sia. Un vestito, cavolo, ci vuole!
mariage, mi vuol tanto a farlo. Oh, mi vuol pochissimo, è un abito di seta d'un color solo con la guarnizione intrecciata di due colori. Se non ci vedete voi, ci ando io. Senza di me. Però poi a pigliarmi. Non mi fido, dovessi star qui in tempo che le altre vanno in villeggiatura. Tanto fracasso per un abito. Piuttosto che ne star qui o venir fuori senza il mio abito, mi contenterei davvero una malattia. Che il cielo mi conceda la grazia. Che mi venga una malattia. No, che abbiate l'abito. Des opérations, des multiplications, des rectifications. Et puis des livraisons de toutes espèces qui me vont tourner en bourrique. Si j'aurais pu. Hanno giocato, cenato, ritornato a giocare. A giorno la padrona mi ha fatto chiamare. Mi sono alzata, l'ho spogliata, l'ho messa a letto, ho staccato la camera e mi sono bravamente vestita. Cosa godono i nostri padroni? Niente, per loro la città e la villa è la stessa cosa. In campagna trattano più persone e spendono molto più. Questa mattina voglio avere anch'io l'onore di trattare i miei cavalieri. Des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes de toutes les qualités, en laine, en soie, en fibre de coton, en fil ou en nylon. Andatevi a levare quel vestito, farete in veste da camera. Volete che vada per città con giubbone da viaggio? E il vostro abito consueto? L'ho dato al servitore, cioè mi aiutasse a portarvi a questo mio padre. Ah, un bel cambio. È gallonato, un po' lunghetto, ma... Ma sentite, Rosina? Bisognerebbe che lo facesse accomodare la vita. Me lo farete accomodare, signora zia? Ma vedete zia, per ora non si ha da sapere. Io non parlo. Bisognerà che pensate a mettere il cervello a partito. E se non siete di noi malcontenti, dateci un cortese segno di aggradimento. Sono tornato via.